quanti abbonamenti totali toccherà a te? Toccherà a me per quanto riguarda la rapata? No, non funziona ad abbonamenti quella. Se mi donate 2000 euro, io mi raso all'istante. Proprio all'istante. 2000. Un format tutto tuo, sfigato. Come? Fatti un format tutto tuo, sfigato. Ma non ci copiamo dall'albo dei tempi? Fatti un format tutto tuo, sfigato. Lo sfigato è quello pelato davanti a me, secondo me. E non tanto adesso, per avere paura dei pelati. Posso dirti? Eh? Adesso hai palesemente vinto tu la conversazione. Ma è perché è una questione di vincere per non te. Non c'è proprio niente da fare. Mi hai dato del pelato, mi faccio schifo e hai vinto te. Non è che fa schifo essere pelato. Fa schifo essere pelato e pentirsi il giorno dopo. Per me questa è la storia triste, non farsi pelato. Altrimenti anche tipo Sergio Zeta, anche Simone Paletti, anche Esteban Cambiasso. Sto parlando dei pelati che mi vengono in mente. Sono tutti pelati per scelta. Tu invece sei pelato per scelta di Croix 89. E questa è la cosa, questa è la tragedia. Che poi non sei nemmeno brutto, capito? Non sei nemmeno brutto. E questo è il punto. Secondo me è una questione filosofica. L'ho distrutto, però io volevo soltanto difendermi e penso si possa far vedere il pelato, nessuno lo riconoscerebbe. No, penso che tutti lo riconoscerebbero. Mario, io non dico mai niente, però do ragione a Daniele, digli che l'ho visto e sta benissimo. È vero che sta benissimo. Hai capito, Dani? Sergio Zeta dice che stai benissimo. Sergio Zeta è il pelato, no? Sì. È ovvio che un pelato me lo dica, che cazzo deve dire? Penso che tu abbia peggiorato tutto, Sergio. Hai ragione, Dani, voleva essere solo carino. Anche secondo me. Però io non sono pelato e posso dirti che stai molto bene. Grazie, Mario. Guarda la mia ultima storia su Instagram, hai dei bellissimi occhi. Grazie, Mario. Non riesco ad aiutarlo.